Ben trovati a una nuova puntata di Chiedilo ai Talents, la rubrica di WeWealth dedicata all'approfondimento dei principali temi di attualità che ruotano attorno al mondo legal and fiscal, del wealth management e della pianificazione patrimoniale. In questo nuovo appuntamento ci focalizzeremo su alcune delle principali novità introdotte con la riforma fiscale, riforma che, come sappiamo, sta proseguendo il suo iter iniziato nel 2023. Nel corso dei mesi passati sono entrati in vigore diversi decreti legislativi di attuazione della riforma, tra questi quello che ha modificato lo Statuto dei diritti del contribuente e quello inerente all'accertamento tributario e il concordato preventivo biennale. Ed è proprio di queste novità normative che parleremo oggi in questa nuova puntata insieme all'ospite che abbiamo qui in studio. Do quindi il benvenuto ad Alberto Giorgi, responsabile del Tax Controversy per i Financial Services di EY. Ben arrivato. Buongiorno Chiara, grazie per l'invito. Buongiorno alle amiche e agli amici di WeWealth. Alberto, la data del 30 aprile scorso ha segnato uno spartiacque nell'universo degli atti fiscali, appunto con l'entrata in vigore delle nuove regole sull'accertamento tributario previste dal decreto legislativo del 12 febbraio scorso, decreto che ha introdotto importanti cambiamenti nella procedura di accertamento con adesione. Con quali obiettivi e che cosa è cambiato rispetto al passato? Assolutamente corretto, Chiara. Facciamo un passo indietro giusto per ricordare a tutti che cosa si tratta l'istituto dell'accertamento con adesione. L'accertamento con adesione era un istituto già presente nel nostro ordinamento che consentiva al contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento e per la maggior parte degli avvisi di accertamento di attivare un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate prima che questo accertamento divenisse definitivo, onde cercare di modificare alcuni contenuti dello stesso laddove vi fossero errori manifesti e cercare così una soluzione in via deflattiva, quindi prima di arrivare a una possibile contestazione in sede giudiziale dell'accertamento stesso. Grazie, quindi fatte queste premesse, che cosa è cambiato rispetto al passato con l'entrata in vigore del decreto, appunto, come dicevo in apertura? La grossa novità riguarda l'istituzionalizzazione di quello che è il contraddittorio preventivo. Il contraddittorio preventivo si diversifica rispetto al procedimento di accertamento con adesione sia per le caratteristiche che per la modalità. In buona sostanza il contraddittorio preventivo è finalizzato a riuscire a interagire e interloquire con l'Agenzia delle Entrate prima ancora che le considerazioni o gli elementi a disposizione dell'Agenzia stessa vengano cristallizzati all'interno di un atto amministrativo che diventi poi dopo a tutti gli effetti un avviso di accertamento. Questa, se vuoi, rappresenta per il nostro ordinamento un po' una rivoluzione copernicana, nel senso che spesso queste attività vengono fatte anche delle volte informalmente, in sede di verifica con l'Agenzia delle Entrate, nel senso che si cercava per quanto più possibile di avere un contraddittorio anticipato con i funzionari che erano presenti presso il contribuente e che stavano andando a formulare dei rilievi per cercare ovviamente di far sì che il rilievo fosse per quanto più possibile attenente alla realtà dei fatti e non considerasse elementi, diciamo così, non propriamente corretti. Con l'introduzione di questo istituto sostanzialmente il legislatore è atteso ad ampliare da una parte la tutela del contribuente perché si obbliga in qualche modo l'agenzia ad avere un dialogo preventivo e dall'altra parte si facilita, se vogliamo, anche l'attività dei funzionari stessi perché in questo modo l'agenzia è possibilitata a prendere contezza di ulteriori elementi che delle volte non sono immediatamente disponibili nelle basi dati a loro disposizione. Quindi se volessimo precisare il tutto e creare un quadro ordinato, questo decreto in che modo va a rafforzare il collegamento appunto tra accertamento con adesione e contraddittorio preventivo finalmente codificato? Essenzialmente in questo modo siamo, diciamo così, teoricamente sicuri che nel momento in cui si arrivi all'ipotesi dell'emissione di un avviso di accertamento e quindi con la possibilità anche di avviare un accertamento con adesione, l'agenzia abbia già acquisito contezza non solo degli elementi a sua diretta disposizione già dalle banche dati dell'agenzia stessa, ma anche di altri elementi o di chiarimenti che il contribuente ha ritenuto utile rappresentare all'Agenzia delle Entrate proprio prima del cristallizzarsi o dell'avviso di accertamento o dello schema adatto, che è un'altra appunto delle novità introdotte nella processazione del procedimento accertativo.
Quindi c'è un'agevolazione del processo, ricordiamo contribuente immagino assistito da professionisti, commercialisti, studi legali, giusto? Assolutamente sì, è una, diciamo così, si inseriscono delle tappe in più rispetto a quello che è il percorso di dialogo con l'agenzia. La funzionalità, la strumentalità di queste tappe è proprio quello di consentire per quanto più possibile di evitare che l'agenzia arrivi a cristallizzare elementi in un avviso di accertamento che poi, ricordiamolo, per l'utilità di tutti, la maggior parte degli avvisi di accertamento e con la nuova riforma della riscossione sarà qualcosa di ancora più significativo, diventeranno immediatamente atti impoesattivi. Che cosa significa? Che trascorso di solito 60 giorni dalla notifica dell'avviso, questo diverrà immediatamente un titolo esecutivo a disposizione dell'agenzia per iniziare l'attività di esecuzione, quindi di recupero di quello che si ritiene essere il credito nei confronti del contribuente. Quindi se volessimo elencare e sintetizzare i vantaggi per il contribuente, quali sono appunto quelli che derivano dalla partecipazione all'accertamento tramite la procedura di adesione? I vantaggi sicuramente sono quelli di prevenire per quanto più possibile la cristallizzazione di elementi all'interno degli avvisi di accertamento palesemente non corretti o viziati da difetti tanto nella formazione dell'atto quanto nei presupposti dello stesso. A corollario di tutto questo c'è da ricordare che insieme alla riforma dell'accertamento, come giustamente ricordavi tu, i decreti delegati hanno inserito una radicale riforma anche dello Statuto dei diritti del contribuente, un elemento fondamentale a dicembre dell'anno scorso, che si è accompagnato con questa riforma e anche con un'ulteriore riforma del processo tributario, è la possibilità adesso per il contribuente di formulare un'istanza di autotutela che si chiama obbligatoria oppure un'istanza di autotutela facoltativa. L'autotutela obbligatoria è un istituto fondamentale perché adesso il legislatore prevede che questa richiesta di autotutela, che è una richiesta sostanzialmente di correzione di un atto emesso dall'amministrazione finanziaria, se appunto assume la forma di autotutela obbligatoria, debba essere in qualche modo ottenere una risposta dall'Agenzia delle Entrate. E laddove l'Agenzia non dovesse rispondere in 90 giorni, il contribuente ha diritto di impugnare quello che viene chiamato un silenzio rifiuto. Quindi c'è un livello, diciamo così, un tassello di tutele e di garanzie ancora in più a favore del contribuente che, laddove si dovesse vedere vessato da un atto non propriamente formato illegittimo, ha questo ulteriore strumento deflattivo per cercare di azionare una tutela nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Grazie Alberto, ma perché alcuni atti automatizzati sono esclusi dal contraddittorio e quali sono? Corretto, alcuni atti automatizzati e tipicamente sono quelli che sono formati sulla base delle informazioni già completamente a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, sono esclusi dal contraddittorio preventivo obbligatorio. Questo perché se da una parte sarebbe stato in alcuni casi, e adesso vedremo quali, utile comunque per il contribuente avere questo ulteriore, diciamo così, step di dialogo con l'agenzia in modo preventivo, dall'altra parte dobbiamo ricordarci che gli atti automatizzati di pronta liquidazione sono tutti atti che sostanzialmente rispondono a informazioni già pienamente disponibili all'Agenzia delle Entrate. E molti di questi derivano dalla liquidazione in modo automatico dei dati che il contribuente stesso ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi. È chiaro quindi che prevedere anche per tutta questa pletora di atti un contraddittorio preventivo obbligatorio avrebbe forse eccessivamente appesantito il percorso che porta l'agenzia a recuperare qualcosa che è già stato in qualche modo autodenunciato dal contribuente stesso. Quindi, diciamo così, i rischi. Andare a cercare proprio il pelo nell'uovo in qualcosa che magari è già, no? non ne ha bisogno, non ne necessita. Esattamente. All'interno di questa, diciamo così, sfera di atti che sono gli atti di pronta liquidazione immediatamente liquidabili o gli atti che derivano dal controllo automatizzato, se vogliamo, ci sono però degli atti che in realtà avrebbero meritato di accedere al contraddittorio preventivo obbligatorio. Pensiamo agli accertamenti parziali 41 bis. Che il decreto del Ministero delle Finanze ci dice sfuggire al contraddittorio obbligatorio per quelli che sono formati su atti immediatamente già disponibili all'Agenzia delle Entrate, che però il più delle volte sono proprio quegli atti che si rivelano affetti da delle incorrettezze o comunque da considerazioni fatte dall'Agenzia delle Entrate che avrebbero richiesto una puntualizzazione da parte del contribuente e la possibilità di rimodulare gli stessi. Ma facciamo qualche esempio su questi atti automatizzati che sono esclusi dal contraddittorio.
Facciamo l'esempio dell'accertamento parziale ai sensi del 41 bis che viene emesso, e quando viene emesso, sulla base degli elementi già a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo può essere il caso, per esempio, in cui l'Agenzia abbia già accertato o fatto una verifica nei confronti di una nostra controparte commerciale e abbia scoperto elementi che, secondo logiche induttive, possono condurre l'Agenzia a ritenere che anche la controparte, quindi in questo caso noi, possiamo essere coinvolti in fenomeni che possano determinare un maggiore imponibile sulla nostra posizione fiscale. Ecco che a quel punto l'Agenzia potrebbe attivare e inviarci un avviso di accertamento ai sensi del 41 bis. Questa tipologia di avviso in teoria sarebbe escluso dall'obbligo del contraddittorio preventivo obbligatorio. Quando invece magari si potrebbe... Quando forse in questi casi sarebbe opportuno prevedere comunque un contraddittorio, un confronto prima dell'emissione dell'avviso, perché se è vero, come abbiamo detto prima, che rimane sempre l'istituto dell'accertamento con adesione in cui comunque il contribuente può rappresentare all'agenzia le proprie istanze, è altrettanto vero che lo può fare quando è già stato emesso un atto che in qualche modo cristallizza una pretesa tributaria. Quindi, diciamo così, è molto più semplice avere un dialogo e rappresentare, se vogliamo, un framework corretto prima che tutti questi elementi vadano a consolidarsi all'interno di un atto amministrativo che può assumere anche carattere di definitività. Qual è il ruolo del contribuente nel nuovo processo e come può influire nelle decisioni finali? Un po' l'abbiamo capito, insomma, una parte più attiva, no? La parte del contribuente è sicuramente più attiva e in generale nello spirito di queste riforme tutti i contribuenti, anche i professionisti che li assistono, devono probabilmente entrare in un'ottica generale di dover fare i conti con questi nuovi istituti, in un'ottica di maggiore dialogo e collaborazione con l'Agenzia delle Entrate stessa. Di questo sono oggetto le riforme di cui stiamo discutendo oggi. C'è la riforma legata alla cooperative compliance, su altre tipologie di soggetti. Sono tutte, se vogliamo, riforme che si inseriscono in un framework di più ampio respiro, dove quello che l'esecutivo sta cercando di fare è quello proprio di portare sempre più il contribuente a un dialogo anticipato con l'Agenzia delle Entrate e cercare una situazione di definizione prima che tutto questo assuma una fase patologica, e quindi che vengano emessi atti che non ritrovino in qualche modo un coordinamento, una condivisione da parte del contribuente e che allunghino i tempi della riscossione in modo molto marcato. Sostanzialmente, volendo trarre delle conclusioni, lo spirito di questa riforma è accelerare i tempi per una definizione che possa rappresentare sia un plus per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria nell'accorciare i tempi di recupero del maggiore imponibile, sia un vantaggio per il contribuente che, se riesce a trovare una soluzione in via deflattiva, sicuramente si risparmia i costi di un'assistenza e di un contenzioso tributario che spesso, come sappiamo, porta più oneri che onore. Esatto. Prima di chiudere, parlando del concordato preventivo biennale, ti chiedo, secondo te possiamo aspettarci ulteriori interventi correttivi o integrativi rispetto a questo decreto legislativo, il numero 13 del 2024, quello di cui abbiamo parlato fino adesso? Ecco, il concordato preventivo biennale, benché abbia avuto la sua codificazione in un decreto, è un po' il Mister Godot di tutta questa pletora di decreti delegati, nel senso che la sua attuazione sta incontrando delle difficoltà e sta riscontrando tanti commenti da parte delle associazioni di categoria. Ricordiamo, se non sbaglio, oggi, luglio 2024, solo il 2% di 4,5 milioni di partite IVA, lavoratori autonomi che potrebbero accedere al concordato preventivo, hanno aderito, insomma, non sono proprio così tanti. Facciamo un passo indietro per inquadrare un attimo il concordato preventivo biennale. Questo istituto, sicuramente di grosse potenzialità e potenzialmente di grande attrattiva per i contribuenti, fino ad oggi non ha riscosso il successo auspicato. L'esecutivo e il Ministero sicuramente hanno preso contezza di tutto questo e si sono fatti in questo momento latori di quelli che potenzialmente sono le istanze di associazioni di categoria e non solo, che stanno interloquendo con le istituzioni. Perché? Perché sostanzialmente lo schema del concordato preventivo, per come l'abbiamo visto sostanzialmente nei mesi scorsi, si è concretizzato in che cosa? Nel tentativo da parte dell'amministrazione finanziaria di portare tutti i contribuenti che sono soggetti agli studi di settore, i nuovi ISA, a una situazione di compliance al massimo voto a 10.
Questo però che cosa comporta? Comporta che per chi non era già a questo livello di corrispondenza con gli studi di settore, l'adeguamento per andare ad aderire a un'ipotesi concordataria determina un incremento molto significativo della base imponibile. Incremento significativo che sarebbe esposto per i soggetti, ad esempio IRPEF, all'aliquota marginale più elevata. Presa consapevolezza di tutto questo, le associazioni di categoria e non solo hanno promosso nei confronti appunto dell'esecutivo delle istanze per chiedere che almeno in sede di prima applicazione vi fossero dei meccanismi sostanzialmente compensativi per evitare. Si parla anche, scusami se ti interrompo, di suggerire la creazione di una flat tax, no? Per risolvere questo piccolo. Adesso quello che si sta discutendo è quello di dire, va bene, non portiamo tutti i contribuenti necessariamente a 10, consideriamo già l'8 come un voto ISA molto positivo e quindi applichiamo sull'eventuale differenza di reddito tra quella derivante dal concordato per il 2024 e il reddito 2023 una flat tax per esempio del 10%, se l'ISA di partenza è 8. Se il voto è più basso, è compreso tra 6 e 8, si prevede che questa flat tax sia del 12, se è inferiore a 6 si prevede che sia del 15. Ovviamente questo non è ancora nulla di definitivo. Siamo fermi alle proposte al momento. Siamo fermi alle proposte e come anche gli ascoltatori possono vedere in questi giorni, tanti consulenti, tanti commercialisti stanno invitando i propri clienti a riconsiderare un eventuale accesso al concordato preventivo a settembre, ma proprio perché mancano la definitività di alcune posizioni e anche un documento interpretativo da parte dell'Agenzia delle Entrate che riesca a fugare questi dubbi, dare certezza, perché ovviamente poi alla fine qui si tratta di mettere numeri a terra, determinare il saldo imposto e pagare anche gli acconti per gli anni a venire. Certo, certo. Bene, vedremo come cambierà questo il meccanismo di questo accordo di non belligeranza fra contribuente e fisco. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, direi che abbiamo sviscerato tutti quelli che sono i dettagli e le novità legate a questo particolare tassello della riforma fiscale, che è quella dell'accertamento tributario. Staremo a vedere come cambierà ed evolverà il concordato preventivo biennale. Detto questo, grazie mille ad Alberto Giorgi, responsabile della Tax Controversy per i Financial Services di Why, per essere stato con noi. Grazie Chiara, grazie WeWealth di invito. E ovviamente grazie anche a voi per averci seguito. Vi do appuntamento a una nuova puntata di Chiedilo ai Talents. Arrivederci.